Prende la parola il presidente nazionale di Confindustria, dottor Vincenzo Boccia. Signor Presidente della Repubblica, Ministra Fedeli, Presidente Ceriscioli, un saluto e una grande riconoscenza ai vertici della Protezione Civile, Commissario Errani e Presidente Curcio, Arcivescovo Brugnaro, e una gratitudine a tutti i sindaci presenti, che sono trincea e cerniera del nostro Paese. E un saluto a tutti i nostri presidenti e direttori di Confindustria Marche che vedo presenti, e gli imprenditori marchigiani, oggi qui, che ci aiutano a dimostrare un senso di comunità, questa comunità Confindustria all'interno di una grande comunità paese. Parlare dopo le parole del Rettore è difficile oggi, perché sono parole piene di emozione. Ho visto alcuni di voi commuoversi mentre il Rettore parlava, ma è anche, le parole del Rettore sono una lezione di vita per tutti noi. Quindi grazie, Rettore. E voglio, prima di entrare un po' più nel merito della relazione, partire da alcune suggestioni di ciò che ho ascoltato, partendo proprio dal futuro, che è il titolo di quest'anno accademico: speranza, futuro, sacrifici. Un paese che ha grandi potenzialità, un paese che è il secondo paese industriale d'Europa, un paese in cui i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono per noi italiani. Un paese che parte di un'Europa, che è il mercato più ricco del mondo. Un paese in cui i fattori di produzione sono 4 e non più 2: capitale, lavoro, conoscenza e informazione. In questi ultimi due, non a caso che ho citato, conoscenza e informazione, diventa prevalente e rilevante il ruolo delle nostre scuole e delle nostre università. Persone, diceva il Rettore, e qualità della formazione al centro dell'attenzione delle imprese, per imprese competitive nell'interesse del Paese. Ma qui c'è molto di più oggi di una carica di emozione. C'è un messaggio rivolto al Paese. L'Università di Camerino diventa un simbolo, quello di invitare tutti noi a ritornare a quello spirito del dopoguerra, passando dagli interessi alle esigenze del Paese. Bellissime le parole delle relazioni che mi hanno preceduto. Ne cito alcune: passione, capacità di reazione. Ecco, dobbiamo mettere la ragione al servizio della passione, perché vedete, la fiducia è una categoria della ragione, l'ottimismo è una categoria della volontà. In poche parole, dobbiamo aver fiducia perché ragioniamo. E allora innovazione, contaminazione, giovani, idee, passione, futuro, scuola, università, impresa, progetto di vita delle persone e lavoro valore per il Paese e crescita precondizione per combattere diseguaglianze e povertà e non un fine. Oggi la lezione di vita che emerge dall'Università di Camerino è un'idea di società molto più ampia rispetto a quella che può essere l'inaugurazione dell'anno accademico. Il Rettore Corradini, studenti, personali, docenti dell'Università, grazie, perché vedete, a noi proprio nelle università hanno insegnato che un ceto responsabile di un Paese deve essere coerente ed esemplare. E voi lo avete dimostrato ogni giorno, siete un esempio. E voglio esprimere la profonda gratitudine a tutti voi a nome di tutta l'industria italiana e da cittadino di questo Paese. Il messaggio di oggi è simbolico e sostanziale. Le parole sono intense, profonde, le parole del Rettore. Ha parlato di tenace e di ostinata speranza. E mi permetto di aggiungere pazienza.
La pazienza che il nostro presidente Mattarella cita spesso, perché vedete, chi si occupa di economia e di politica sa che non esiste contemporaneità tra causa ed effetto, quello che fai oggi lo vedi domani. La pazienza che cita il nostro presidente ci invita a essere pazienti tra causa ed effetto e non essere veloci troppo, come dire, nel pretendere effetti prima che questi vengano generati dalle cause. Gusto della sfida, voglia e passione per lo studio, senso di identità, primavera dell'università, lo slogan che il rettore ha citato, ma oggi questo slogan deve diventare una dimensione di visione del paese, primavera dell'Italia, senso di appartenenza, identità, ricostruire lo spirito di comunità che abbiamo perso negli anni passati, essere proattivi, reagire. Territorio, paese, figli, futuro. Queste le parole, come dire, di grande intensità. La professoressa Ricci ha parlato di dignità, di sacrificio e di impegno, dell'importanza della formazione, della cultura, della conoscenza per combattere le paure e, aggiungo io, le ignoranze. Ha ragione, occorre coltivare un pensiero divergente, dando valore e coerenza a queste parole per una società convergente. Io ho imparato ad amare le Marche grazie ai miei colleghi marchigiani, che mi hanno fatto comprendere, diciamo, la cultura di questo territorio, perché è un territorio innanzitutto fatto di persone. E mi ha sempre colpito la dignità con cui affrontano le difficoltà e anche i momenti difficili. A dicembre ho visitato le Marche per manifestare personalmente la solidarietà di tutto il sistema associativo di Confindustria verso la comunità e i territori colpiti dal sisma. È stato un viaggio che mi ha toccato nel profondo, ho avuto modo di conoscere il rettore, l'arcivescovo, e si è creato subito un feeling culturale che ho riscoperto oggi dalle parole della relazione del rettore. Anche questa contaminazione trasversale è parte di un modo di essere della società italiana. E da quel giorno abbiamo pensato in Confindustria di lanciare un fondo di solidarietà per le imprese associate colpite dal sisma, una raccolta facoltativa attraverso la quale il nostro sistema associativo vuole offrire un sostegno concreto, diretto non solo alle realtà produttive di questi territori, ma anche alle istituzioni legate alla cultura e alla società civile. Tra l'altro si chiude domani la raccolta fondi che insieme a CGL, CISL e UIL, questo è un altro progetto, e Confindustria abbiamo attivato attraverso i contributi di lavoratori e imprese per sostenere congiuntamente un impegno di solidarietà verso le popolazioni terremotate. Questa dimensione all'insegno di corresponsabilità è un filo rosso che collega il mio pensiero al pensiero espresso dal rettore. E oggi, come imprenditori, ogni giorno, quando entriamo nelle nostre imprese, ci chiediamo non più come sarà la mia impresa tra qualche anno, ma come sarà il mio paese, la mia regione tra qualche anno. E sappiamo che abbiamo bisogno di esperti del futuro e non di esperti del passato. Sappiamo che la realtà è determinata dalla visione, non dalla constatazione. E allora le sfide non devono spaventarci. Ripartiamo dalle nostre eccellenze, dalla centralità delle persone e da quanto abbiamo costruito in primis nel nostro manifatturiero e ricuciamo il rapporto che c'è tra vocazioni produttive dei nostri territori e eccellenze educative. Questo è il senso del documento che firmiamo oggi con l'Università di Camerino. Vuole dare un segnale di vicinanza del mondo industriale a questa università e a questo territorio, vuole essere un messaggio di contaminazione dei due mondi e vuole dare un messaggio agli studenti che Confindustria è qui, vicina all'Università di Camerino, per costruire insieme pezzi di futuro. Per questa ragione imprese e università nei territori sono chiamati a collaborare. La nuova sfida per l'impresa del futuro è contribuire ad allargare i confini della conoscenza, mettendo insieme esperienza e innovazione. L'esperienza è razionale, l'innovazione è illogica. I giovani sono portatori di innovazione e aiutano le strutture aziendali, molte volte piene di esperienza, ma scarse di innovazione. E allora la sfida dell'università del futuro non può essere che quella di contribuire
a questi confini della produzione. Abbiamo bisogno di università che sappiano collegare formazione, innovazione e cultura d'impresa. Vanno realizzate partnership sistematiche tra università e imprese, perché una collaborazione più simbiotica significa per un territorio e per un paese più crescita e più occupazione. E in questo senso va la convenzione che firmeremo oggi con l'Università di Camerino per una collaborazione nello svolgimento di attività di formazione, di ricerca, di trasferimento tecnologico volti a sviluppare le competenze imprenditoriali di studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca dell'Ateneo. Giovani, ogni giorno nelle nostre imprese non c'è imprenditore di successo che non pensi al rapporto con i giovani. Dobbiamo e vogliamo essere contaminati. Per questo non possiamo che apprezzare tutte le innovazioni. Non solo l'alternanza scuola-lavoro, che permettono ai giovani di avvicinarsi al mercato del lavoro, ma una idea di inclusione dei giovani nelle fabbriche e nelle imprese. E Confindustria sta lavorando a un'idea in tal senso. Il lavoro parte di un progetto di vita che parte dalla scuola, arriva all'università e si conclude nel mondo del lavoro, imprese e pubblica amministrazione in senso lato. Va potenziata l'istruzione tecnica. Voglio richiamare l'esempio di successo rappresentato dal progetto PhD AI Talents, nato in collaborazione con Confindustria, Fondazione CRUI e MIUR, così come è significativo l'impegno di Fondi Impresa e Fondo Interprofessionale per Formazione Continua di Confindustria, CGL, CISL e UIL, che prevede di dedicare importanti risorse proprio alla formazione dei giovani. Le nostre imprese hanno bisogno di risorse umane di qualità. Dobbiamo intervenire per migliorare i percorsi formativi e costruire insieme l'idea di un paese per spingere al ripopolamento del territorio, per sottolineare l'importanza dei beni culturali e religiosi, perché quando entra in gioco bellezza ed equilibrio entra in gioco l'Italia. E perché l'Università di Camerino è un simbolo. E allora voglio concludere con una frase di Margaret Thatcher a proposito del significato di oggi, di questa grande giornata di emozione ma anche di educazione civica. Margaret Thatcher diceva, e lo dedico agli studenti, ai giovani e a noi stessi: cura i tuoi pensieri e diventeranno le tue parole, cura le tue parole e diventeranno le tue azioni, cura le tue azioni e diventeranno le tue abitudini, cura le tue abitudini e diventeranno il tuo carattere, e cura il tuo carattere e diventerà il tuo destino. Quello che pensiamo diventiamo. Io penso di vivere in un grande paese e voglio contribuire, penso di contribuire con il mio lavoro da imprenditore, da presidente di Confindustria ogni giorno per renderlo tale, e voglio farlo insieme a voi, caro rettore. Grazie.